Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Volevo fare il punto del Bar Sport per quanto riguarda le avventure, le partite di Fiorentina, Sassuolo e Inter in Europa, quindi sigle e poi partiamo subito. E partiamo subito dalla Fiorentina, così non s'addannamo dopo. La Fiorentina ha vinto per 3-0, ha regolato, tra virgolette, il slow, come volete chiamare, non lo so quale articolo ci vuole per questa squadra sconosciuta di Scarpari, Slovan Liberec. Un 3-0 tondo, e la Fiorentina quasi matematicamente se ne vola ai sedicesimi di finale. La Fiorentina ha fatto ciò che deve fare una squadra in Europa League, ovvero non sottovalutare mai la competizione, far giocare dei panchinari solamente quando il campo, il risultato e il tempo ben preciso lo permette. Sousa, per quanto lo critichi ogni volta, ha fatto delle giuste osservazioni, ha notato come magari un'amalgama fra titolari e panchinari possa far bene in Europa League, e questo è avvenuto. La Fiorentina, ok, era super favorita ed era scontata una vittoria viola su questo, cioè in casa contro questo club, contro questa squadra, però comunque la Fiorentina, se non erro, per ora ha 10 punti in 4 partite, un pareggio con il PAOK e poi 3 vittorie. Molto buono, molto molto buono, e ha un rendimento da passare per prima in classifica, quindi sta tranquilla la Fiorentina. Sono contento, probabilmente possiamo già dare la Fiorentina come è passata, quindi va bene. Passiamo al Sassuolo. Il Sassuolo, che è una squadra che gioca sempre con l'orgoglio, che siamo pronti sempre a fare i complimenti al Sassuolo, stavolta gli tiro le orecchie, perché ok, è vero che il Sassuolo non ha nulla da perdere, è vero che il Sassuolo è pieno di infortunati, però tu non puoi andare avanti 2-0 e poi agli ultimi 4 minuti farti rimontare. Io lo so bene, perché tifando Roma, ovviamente, come ho detto nel video di Roma Austria Vienna dell'andata, mi sono incazzato da morire perché la Roma si è fatta rimontare di 2 gol contro l'Austria Vienna. Ora so che il Sassuolo ha un livello inferiore alla Roma sulla carta, e so anche che magari Sassuolo Rapid Vienna, Roma Austria Vienna è più equilibrato da Sassuolo Rapid Vienna piuttosto che Roma Austria Vienna, assolutamente, ci mancherebbe. Però ragazzi, parliamoci chiaro, il Sassuolo è sul 2-0, il Sassuolo ha l'opportunità di portare a casa i 3 punti che vogliono significare smuovere il girone, perché in quel caso il Sassuolo sarebbe passato, diciamo, primo nel girone, il Rapid Vienna avrebbe perso terreno, e anche comunque gli emiliani si potevano guardare la classifica dall'alto e con un po' più di tranquillità. Così facendo invece si è fatta rimontare in 2 minuti in modo veramente stupido, quando poteva tranquillamente gestire il pallone, tenerlo lì in difesa, fare dei passaggetti, chiudersi a catenaccio e stare tranquilli. Invece hanno deciso di buttare tutto alle ortiche. Ora niente è perduto, perché per vedere la classifica ci sono 2 squadre a 6 punti e poi il Sassuolo insieme a un'altra squadra a 5 punti, quindi andando a vedere questo, ragazzi, se non erro sono proprio Rapid Vienna e Bilbao a 6 e poi Sassuolo e Genk a 5, oppure Bilbao e Genk, comunque la zolfa è questa, insomma il Sassuolo si trova a 5 punti, a pari punti con l'ultimo, a meno 1 dalla prima e dalla seconda, quindi è un girone molto contorto. Però il fatto è che il Sassuolo deve andare a giocare allo stadio del Bilbao. All'andata hanno vinto 3-0, ma al ritorno sarà una storia diversa, il Bilbao non li sottovaluterà. Lo stadio dell'Athletic è una bolgia, quindi tranne il Torino, complimenti a loro, l'italiano difficilmente sono riuscito ad espugnarlo. Poi comunque è una buonissima squadra, quindi è difficile, io suppongo già una sconfitta a partire proprio da questo presupposto, poi spero ovviamente mi sorprenderanno. Quindi è ovvio che poi il Sassuolo deve andarsi a giocare la qualificazione in casa con il Genk, e lì è un dentro e fuori, e lì bisognerà vedere quanto vale il Sassuolo. Peccato, perché adesso poteva già mettersi un piede nei sedicesimi, perché poi diceva magari anche un pareggetto in casa con il Genk ti poteva portare alla qualificazione, invece adesso si complica tutto molto di più. Passiamo all'Inter. L'Inter, ragazzi, io non riesco a capirla. Cioè, ora tralasciando il casino De Boer, Vecchi, quello e quell'altro, come vi pare a voi? Ok, come vi pare a voi? Però ragazzi, l'Inter, i giocatori ce l'ha. Cioè a me mi fa pena Handanovic, mi fa veramente pena. Io so 2 anni che lo dico. Handanovic lì c'ha 32 anni, è uno dei migliori portieri al mondo per me. Per me, non vi piace a voi? Per me, portatemelo, è uno dei migliori portieri al mondo. E non ha mai giocato la Champions, nonostante si è sempre comportato da grandissimo giocatore, si è sempre comportato da bandiera. Peraltro la faccia di capitano, invece di darle cardi, la dai ad Handanovic, e fa anche un atto molto intelligente visto il carisma che ha Samir Handanovic. Dopo il gol di Icardi, Handanovic salva la partita con un calcio di rigore, poi con un 1-2 micidiale Nagatomo, con un gol alla Dzeko, praticamente in tapin sotto porta, decide di crocifiggere l'Inter e eliminarla totalmente dall'Europa League, dalla Coppa UEFA. L'Inter esce quindi dall'Europa League
in questo modo io dico esce, la matematica ancora non li elimina totalmente, però sembra anche stupido pensare in un ipotetico passaggio. Ormai dovrebbe accadere che l'Inter batta sia la Puel Berceva che lo Sparta Praga, e poi nello scontro fra Sparta Praga e Southampton vinca lo Sparta Praga, e nello scontro fra Southampton e Berceva vinca il Berceva. Quindi in pratica il Southampton le deve perdere tutte e l'Inter le deve vincere tutte, con il piccolo problema che l'Inter non affronterà più il Southampton. Quindi sono quattro risultati tutti scritti, e qualora un risultato andasse in modo diverso l'Inter non passerebbe. Mi sembra molto strana, cioè mi sembra molto difficile come cosa. L'Inter ha buttato la qualificazione alle ortiche da sola, perché il girone non era facile, questo lo ammetto, non era assolutamente facile, però ragazzi era alla portata dell'Inter. Sicuramente perdere 0-2 in casa contro il Berceva non era nel copione, sicuramente perdere in malo modo con lo Sparta Praga non era nel copione, poi ci stava perdere in casa del Southampton, ci stava vincere in casa contro il Southampton, però tu dovevi vincere in casa contro il Berceva e vincere là, ti facevi 6 punti, avevi vinto in casa contro il Southampton, eri a 9, cercavi di fare un punticino contro lo Sparta Praga, lì dove l'Inter ha preso la botta, una delle botte peggiori della stagione, e con 10 punti passavi. Invece te la sei buttata proprio tutta al cesso, giocando quasi svogliatamente con un De Boer che non ha mai voluto giocare questa coppa, e l'Inter è praticamente uscita. Detto questo, le italiane non stanno andando poi così male, l'Inter ok, purtroppo ce la siamo giocata, magari spero in un miracolo, ci spero sempre fino alla fine, ma ora la vedo veramente grigia, grigio topo. La Roma è con un piede ai sedicesimi, la Fiorentina è con un piede e mezzo ai sedicesimi, il Sassuolo può sperare nei sedicesimi, Juventus e Napoli dovrebbero passare senza troppi problemi, vediamo un po' come si mette comunque la classifica, meglio non parlare prima, aspettiamo che si svolga insomma la situazione. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto ovviamente lasciate un mio, se vi ho fatto un dislike, vi ricordo di iscrivervi al canale, qui sotto trovate in descrizione i canali per seguirmi, ma poi lo vedrete nell'altro, lasciate qui sotto un commento per dire cosa ne pensate della situazione delle italiane, vi ringrazio per la visione ancora, voce la Lalle, ci vediamo ad un prossimo video. Ehi ehi ehi, non chiudete il video, devo dirvi una cosa molto importante prima. Visto che i feed di YouTube non vanno benone, vi consiglio, punto 1, di cliccare sulla campanella vicino al canale iscriviti, in modo che vi arrivino tutte le notifiche sul cellulare. Seconda cosa, molto più semplice, andate a cercarmi sul gruppo Telegram, lì vi aggiornerò per ogni video che uscirà, vi metterò o il link o comunque la foto per farvi capire che è uscito un video. Infine, se vi interessa, mi trovate sia su Facebook che su Instagram con continui aggiornamenti, ovviamente tutto sotto il nome di Sickwolf, su Instagram Simone Sickwolf. Mi raccomando ragazzi, fatelo!